Buongiorno a tutti per questa prima giornata del trofeo Giustizia. Etna Ius si impone 2-0 nei confronti del Calcio Catania Forum. Avvocati, cominciamo subito con Capitan Todaro del Calcio Catania Forum. Antonio, partita tiratissima a centrocampo nel primo tempo. Ci avete provato più volte con De Luca in avanti. Lucas Goic ha provato anche troppo a dare profondità alla manovra. Troppo polemico a mio avviso, però che difensori centrali avversari. Sì, in effetti parliamo di della difesa centrale, il nostro ministro della difesa Salvo Giunta merita una menzione speciale, anche Gerardo Gerry Farkas questa volta ha provato nell'inedita posizione centrale, ha fatto una prova veramente positiva. Il centrocampo è la nostra nota dolente, purtroppo manca di uomini di fantasia, però legnate, intensità, e questa è la strada che tracciamo per questo campionato. In avanti che dire, Dariotto De Luca si conferma una buona boa e Lucas Groi, il polemico capitano, in attesa dell'arrivo degli attaccanti nostri, e speriamo che questo torneo, di onorare questo torneo nel migliore dei modi. Quindi stai facendo capire che c'è stato qualche assente oggi di spicco. Sì, purtroppo abbiamo qualche infortunato che speriamo di recuperare per il torneo, e un'altra giovane punta veloce che spero ci aiuti in avanti a segnare, mettere dentro questa palla, perché se non arrivano i gol è inutile giocare. In prospettiva lungimirante possiamo vedere un qualche minutaggio da parte tua maggiore rispetto a oggi? Ma sì, noi cerchiamo di girare tutti, e veniamo da una partita di campionato abbastanza pesante mercoledì, e quindi abbiamo cercato di recuperare le forze. Settimana prossima penso che il centrocampo vedrà anche la mia presenza. Va bene Antonio, ti ringrazio per esserti concesso con me davanti alla telecamera. Cedo la parola a Vincenzo Musumeci, a mio avviso il migliore in campo, insieme a Serpotta, insieme a Di Mauro, insieme a Coppolino. Avete fatto una partita eccezionale. Rivederti in campo dopo tantissimi anni mi fa un certo effetto. Che forma ti mantieni sempre il solito difensore roccioso? Io non l'ho mai lasciato il campo, giusto? Forse non ci siamo più incontrati, però ci mette un po' di esperienza, un po' di intelligenza, aiuta i compagni, sta ordinato, e con attaccanti come Lucas Groi il compito non è così difficile alla fine. Tu che sei difensore centrale, vedi come il portiere, la tua squadra tatticamente da una posizione diciamo molto importante. Cos'è mancato, anche se avete vinto 2-0, cos'è mancato perché si potesse sottomettere maggiormente un avversario oggi? Forse dovevamo tenere più il pallone, approfittare più degli spazi che avevamo, provare qualche azione più rasoterra anziché lanciare il pallone lungo. Nonostante tutto abbiamo avuto le occasioni, sono stati semplici, però si può sbagliare anche a porta vuota, ci sta anche questo. Alla fine l'importante è che l'abbiamo messa dentro e abbiamo vinto la partita. Chi ben comincia a metà del gol? Sì, diciamo di sì, certo, giocare tutte le domeniche mattine non è molto semplice, giusto? Però ora c'è il compleanno della mamma che mi aspetta, quindi diciamo che la aggiustiamo. Anche se avessi perso avrei potuto aggiustare la giornata lo stesso. Le prossime partite saranno di sabato mattina? Se me lo confermi io sono ancora più felice. Confermato Vincenzo, ti ringrazio. Grazie a te, grazie a Vincenzo Musumeci, da Francesco Patte è tutto, grazie, arrivederci, alla prossima giornata.